stop. Ma se manca la salute cosa ci rimane? Acqua e pane, sì solo acqua e pane. Per i posteri stavolta noi dobbiamo pregare, e sì pregare. La preghiera è esaudita solamente in parte, la risposta è sotto i nostri occhi, sotto le scarpe, sotto le scarpe. Sogni in sette, ormai il futuro è già ne fanno parte. Ripeto, si evidenzia e gioca le sue carte, quasi in disparte. Cambieremo certa idea quando sparirà ogni specie che da tempo qui ci nutre già. Si ci nutre già. Sono salutari, sono da buon gustai, e con loro di problemi certo non ne avrai. No, non ne avrai. Non come tutti quei cibi classificati, geneticamente modificati, organismi modificati. E l'ecosistema non li regge più, la storia si fa forte, non si ascolta più, non si ascolta più. Mangiavamo, mangiamo e mangeremo solo quello che avevamo, che abbiamo e che avremo. In passato abbondanza, mentre ora il cibo manca. E per il futuro facciamoci una domanda. Mangiavamo, mangiamo e mangeremo solo quello che avevamo, che abbiamo e che avremo. In passato abbondanza, mentre ora il cibo manca. E per il futuro facciamoci una domanda. Ma la M non è lì per dire migliorati a tutto questo, loro sì che ci hanno abituati, abituati. Con i pasti che oramai si sono avvelenati, qui c'è poco da fidarsi, siamo condannati, siamo condannati. Certo il cibo è come il tempo, se ne abbiamo lo sprechiamo, e poi c'è chi mangia spento, qui c'è il mondo che sciupiamo. Ma d'altronde anche noi, che cosa ci aspettiamo? Il vero valore è il cibo, spesso non lo diamo. Perché il mondo sia migliore, come ci muoviamo? Già sappiamo lamentarci, ma poi non agiamo. No, non agiamo. Gli autori l'ha spiegato, un messaggio ignorato. Per leggerlo e capirlo troppo tempo vi ha aspettato. Fare come cazzi, senza condimenti. Ma Petronio ci ha insegnato a esagerare coi banchetti. Manzoni fa notare il problema della fame. Ricchi stava lì a guardare chi lottava per il pane. Le rivolte mostrano volti ormai scannificati. Accade ancora oggi, ma nei supermercati. Mangiavamo, mangiamo e mangeremo solo quello che avevamo, che abbiamo e che avremo. In passato abbondanza, mentre ora il cibo manca. E per il futuro facciamoci una domanda. Il futurismo grida allarme proprio a tutti quanti. Pensi, sogni e fai secondo quel che bevi e mangi. Certamente un po' rivisti, affamati ed egoisti. Con il cibo nelle mani sono capsule d'artisti. Sintetizza anche un banchetto che ti mangi in pochi istanti. Qualche grammo perfetto che ti può portare avanti. Non sappiamo se risolvono i problemi della fame, ma ne candi nuovi da cui non puoi scappare. Mangiavamo, mangiamo e mangeremo solo quello che avevamo, che abbiamo e che avremo. In passato abbondanza, mentre ora il cibo manca. Per il futuro facciamoci una domanda. Se vedo gli Stati Uniti demoliti sotto il peso di individui malnutriti col problema dell'obeso, l'Occidente che si gonfia nell'infinità di ari per i cuori alimentati solamente da due scariche, le preghiere delle Afriche urlano cibo più non posso, mentre c'è chi fa scarpetta con il dito bello grasso come salici piangenti all'equatore. Sono piegati, sono gli infanti che dei crampi per la fame sono stremati, e poi ancora adolescenti come scheletri andar via senza neanche più la forza per i pianti. Ho allegria davanti a loro, uno specchio nero e ci vendono dentro un quadro di Botero. DNA modificati dalle aziende compromesse, ancora prima di operare si rimangia le promesse. Avremo insetti buoni da mangiare, la tavola è già pronta ma non serve apparecchiare. E tu cosa ti aspetti che ci sia su questa tavola? Ma davvero sei convinto ancora questa sia una favola?